Dopo aver congedato la folla, salì sul monte, in disparte, a pregare. Matteo, capitolo 14, versetto 23. Un modello. In questo passo della Sacra Scrittura, Gesù ci appare come un modello di vita. In effetti, lo vediamo dopo aver congedato la folla che aveva nutrito col pane, ritirarsi in disparte sul monte per pregare. E venuta la sera, rimase là, da solo. Il Signore, dunque, prima di mettersi in cammino sul mare, alla volta dei discepoli, cerca la presenza del Padre. Sul mare la tempesta si era scatenata, ma contemporaneamente, durante le veglie della notte, egli era solo col Padre suo. Gesù era in grado di camminare sulle acque comunque, anche senza pregare prima, ma col suo esempio ci mostra ciò che può rendere capaci anche noi di camminare attraverso le difficoltà, e la preghiera, la comunione col Padre. Dobbiamo realizzare che cosa significa pregare a tu per tu, da soli sul monte, da soli nei luoghi elevati, dove possiamo entrare alla presenza di Dio, affinché, quando le prove sopraggiungano, noi siamo portati al di sopra delle difficoltà, come lo era il Signore Gesù.